Dall'America è arrivato il jogging, che è sostanzialmente la stessa cosa ma con una differenza. È di moda. Sylvester Stallone, Dustin Hoffman e Walter Matthau fanno jogging sullo schermo e 100 milioni di americani si riversano in mutande in strada. Può l'Italia rimanere insensibile? Certamente no. Ed ecco che anche nel nostro sedentario paese città e campagne si popolano di corridori, podisti e maratoneti della domenica. Corrono i ricchi e corrono i poveri. Corrono tutti, magari per motivi diversi. Forse dipende dal fatto che, visto al cinema, correre sembra facile. Ti ricordi il tuo primo film, Colpo Gobbo all'italiana? Sì. Ah nonno, t'ho detto fammi i segni, sennò non ci capisco niente. Che ne dice della pietra? Vale 200.000? Lire. Hai capito che è colpo che ho fatto? 200 lire senza mila. Oh, eppure fa una bella luce, fa. Pure la lampadina fa una bella luce, ma è de vetro. Ah nonno, au. Segnami. Ne hai fatti quanti? 58. 58. Quando ti decidi a parlare è sempre tardi. Quando ti decidi a parlare tu è sempre presto. Parlavi male quando eri ragazzo. Parlavi male, eri un po' tartaglione, no? Sì. Ah, sì. E quando hai fatto teatro? Subito? Subito. Avevi quanti anni? Dunque, quasi 20 anni. Ed hai cominciato a fare teatro? E chi ti ha scoperto? E Ciccio? Sì. Scrivesti quella breviosa all'amico degli amici? Scrivesti quella lettera a quella personalità? Lui ha risposto che ha già parlato con tutti gli ingannapopolo della Busco. Ha parlato con tutti gli onorevoli che stanno nell'affare. E il rubasangue? Gli avvocati. Non li hai visti? Erano al porto. Ah, ma che fanno? Si stanno preparando per lo sperapoco. E il recorso in Cassazione. Esce Fellini? Chiodo. Ma penso è la più buona! Roma, certo. A Roma fai l'oste, mi ricordo, in una scena fantastica. Sì. E vadi, vadi pure a sede. Sa come si dice, chi non mangia in compagnia, il diavolo sa porta via. Canolicchi, cacio e pepe, penna all'arrabbiata. Ma che loro non ragazzi. Perché non mangia come dico io, non come voi te. Che ne dici? Ma piede cacio e pepe, sono io. Cacio e pepe, ma l'ho mangiati stamattina, chi si rimagna, che altro c'è? E allora, rigatoni donna Alice. Questa chi è?
Te la ricordi chi è? E chi è? Mia moglie. Ah, ecco. Lui aveva questa passione e partì, andò a Milano, come tutti i meridionali. E niente, poi fece una settimana allo Smeraldo come per prova. A fece Milano? Un anno, sì. Fece un anno. Una settimana, un anno. E mangiavano, vuol dire, veramente i milanesi, pane Nino Terzo allo Smeraldo di Milano. Vengo, vengo! Pronto? Pronto, chi parla? Pronto? Sono Antonino! Chi? Il nipote Antonino! Non si sente niente! Prova a richiamare, rifai il numero! Quale numero? Pronto? Sono Antonino! Adesso si sente bene! Ma dove sei, in Sicilia? Di chi? Sono sul pianerottolo! E tu chi sei? Il nipote Antonino, il figlio di La Fauci Rosa. No, non può essere. Come non può essere? C'ho i documenti. Antonino! Qui fa la celebre... Sì, la tartagliata. Ah, tartagliata. Tartagliata. Sì. Il tartaglione del cinema italiano. Che poi l'hanno messo gli hanno messo questo soprannome, invece no. Ma io anche tartaglio, io non ho problemi. Sì, ma, lui... ma non sono comico forse. No, ma lui non ha mai tartagliato, lui lo faceva apposta. Ah, non ha mai tartagliato? No. Ha detto quando ero piccolo, sì, mi ha detto. No, mamma Bettina non me l'ha mai detto, mia suocera. E com'era Nino giovane? È simpatico? Sì, aveva gli occhi assassini. Gli occhi assassini? Sì, aveva uno sguardo penetrante, uno sguardo, sì. Effemmenaro! Qui è con Franco e Ciccio. Sì. I due della legione. Sì, il sergente di ferro. Gli ordini non si discutono, si eseguono. Ah, Ciccio era molto amico di Nino. Sì, ma noi eravamo amici tutti e due. Ha ragione la guardia, la legge è legge. Tutti fuori! Fuori lo dico io! Tutti fuori! Fuori! Qui questo fe si chiamava come? La figliastra. Certamente le femmine siciliane riservate, piene di pudore sono. Ma tu esageri. Complimentarti poi era un ritmo da morire. Femmina da fuoco. Questo è bellissimo, questa fotografia. E lei, signora, qual è? Ecco, sì. Questa? Sono io, Carlo De Rosa. E questa chi è? Questa è, si chiamava Isa Magarelli. Un po' abbondante, Maria? Un po' abbondante. A quel tempo andavano, sì, diciamo. Non... maggiorate. Eccola sì, qui, Maria. Maggiorate. È terribilmente sexy. I titoli, te li ricordi? Sì. Sexissimamente mia. Sì. E Rosy Maria, però c'ha il nome più grande, Rosy Maria. È una lunga storia. È una lunga storia. Paese di merda, povera! Ma parlo come in Germania, tu e magari baffone. Addio, mamma, addio! Addio, bambino! Prima del film Cinema Paradiso ebbe un grande infarto, proprio brutto. E poi si riprese, il dottore disse che poteva continuare a lavorare tranquillamente. Poi invece dopo Cinema Paradiso ha avuto un nuovo infarto, insomma gli infarti sono stati 4.